Caro tondini di tutto il mondo, sappiate che andiamo verso l'elettrificazione. Sì. Sembra che dal 2035, che entro il 2035, sia vietata la benzina e anche ibride. Quindi attenti a voi che state andando verso l'hybrid che stanno pubblicizzando a tutto spiano, perché poi è vero che da qui al 2035 ancora ci sono 14 anni, ma guardate che gli anni passano alla svelta. Me ne sono accorto io che mi sembrava di avere 20 anni ieri e invece tra poco vado in pensione. Ma questo praticamente è l'obiettivo dell'appello europeo rivolto alla Commissione europea, non dal chiuschino di Saione, ma dai governi dei paesi membri, sottoscritto da 27 aziende. Insomma, tra queste aziende c'è la Coca-Cola, c'è Sky, la IKEA, e quindi anche Uber e Volvo, pensate, e le italiane Enel X e Novamont hanno detto che dopo il 2035 solo auto ad alternative, quindi al full electric si pensa. Ora, al di là del fatto che quelli della mia generazione, se l'auto non fa rombo, non è un'auto ma è un treno, e quindi voglio dire, al di là del fatto che le auto, quelle guidate dal computer, io non la comprerei mai, perché che ne fai? Anche lì piglio la corriera, se deve guidare un altro, io compro la macchina perché voglio guidare e voglio sentire il rombo. Ma siccome quelli della mia generazione probabilmente nel 2035 saranno anche morti loro, non io, ma loro in diversi, io vi do un consiglio: non pensate all'elettrico, sviluppate l'idrogeno, perché l'idrogeno, che per il momento ha dei costi produttivi anche in termini aziendali abbastanza alti, sarà quello che risolve e che poi in realtà ha emissioni zero, perché e ci sono già distributori sperimentali anche in Veneto, in Lombardia, ma oltre ad essere in tutta Europa sperimentalmente, come al solito la Germania è quella più avanti di tutti, e sembra che questa produzione di idrogeno mediante fonti rinnovabili possa permettere di considerare positivo quello che è chiamato il saldo energetico, cioè vale a dire quanto mi costa in termini di ambiente e in termini economici e quanto poi invece ne ricavo per il fatto che pulisco l'aria. Ecco, mentre noi faremo tutto questo, i cinesi, gli indiani, i brasiliani, che hanno economie che praticamente se ne sbattono i coglioni del nostro giudizio, continueranno ad andare con le macchine, col motore a scoppio, col motore termico, e lasceranno a noi questi ventoloni in cima alle montagne per portare i fili in città, per caricare le colonnine, per andare lì con la macchina, attaccarle, aspettare un'ora che la corrente ci permetta di fare 10 km, che se si era partiti a piedi sarebbe arrivati. Ecco, questa è la fine della nostra società. Io mi auguro che l'idrogeno, che poi verrà fatto in barrette, penso, non lo so, che porta, so, una grande autonomia, molto più dell'elettrico, inquinamento zero. Spero che prenda il sopravvento, se no io diventerò il famoso automobilista pirata, cioè mi compro un bel diesel, ma tipo un Hummer, un 4000, un 5000, la nascondo in un garage sottoterra come Diabolik, e quando tutti siete a letto, a tutto bordone passerò nei centri abitati finché non mi catturano. Ecco, questo sarà il mio sogno. Oppure, anziché nasconderlo sottoterra, ci sarò già io sottoterra. Comunque, come disse il pastore del Ciulla, quel Dagliari, stavolta vi vado un culo io e siamo pari.